Camera di Commercio di Pesaro sabato 12 dicembre. Oggi la Camera di Commercio di Pesaro presenterà in conferenza stampa qui presso la sede di Corso 11 settembre un progetto straordinario che si chiama Camera con vista i balconi della sede di Pesaro. In poche parole saranno inaugurati due balconi, uno che è proprio direttamente sul corso 11 settembre, restaurati dalla Camera di Commercio nell'ambito di un progetto ad ampio respiro di recupero delle opere culturali della regione, in particolar modo delle cinque sedi camerali della Camera di Commercio. Sapete che la Camera di Commercio è un ente regionale, ha però le sue cinque sedi territoriali, comincia proprio da Pesaro la presentazione di questo straordinario progetto, intervisteremo a breve tutti i protagonisti di questo importante momento cittadino volto a un recupero ancora più forte della componente culturale e architettonica della nostra città di Pesaro. Conferenza stampa sabato 12 dicembre, siamo nella sede della Camera di Commercio, la sede di Pesaro. Sapete che la Camera di Commercio ha cinque sedi dislocate nella regione, insieme a noi il presidente Gino Sabatini che ci spiega questa iniziativa che parte da Pesaro ed è proprio volta al recupero dell'attività culturale, architettonica della nostra meravigliosa regione. Beh, anche delle nostre meravigliose sedi all'interno della Regione Marche, le sedi delle Camere di Commercio. Siamo partiti da Pesaro proprio per avere la possibilità di poter ammirare, far ammirare a chi vive in questo capoluogo la bellezza storica, vincolata anche dalle belle arti di questa sede. Abbiamo iniziato da una parte che purtroppo nel tempo non è che si era deteriorata, ma aveva dei problemi, vuoi per diciamo gli eventi atmosferici e anche un po' di incuria tenuta negli anni passati. Oggi, grazie all'attività di un'azienda artigiana che ha lavorato allegramente sul recupero, al nostro ufficio di progettazione con il geometra Capannari, tutta la struttura camerale dal segretario generale Sciavone al dottor Zantri, iniziamo da Pesaro e recuperiamo delle bellezze che su questa sede fanno una differenza enorme. E dare una nuova immagine, anche visiva, delle nostre sedi per le comunità dove queste hanno la locazione. È importante in un momento in cui l'economia ha delle problematiche, far vedere che investiamo dei pochi soldi, ma quei pochi soldi sulle nostre sedi li investiamo per avere anche una dignità di immagine. E un recupero storico di questi edifici è una valorizzazione anche per tutto quel mondo turistico che visitano le nostre città e nei giorni del FAI vengono visitate anche le nostre camere di commercio come delle bellezze che hanno all'interno delle opere d'arte importanti, e questa è una di quelle sedi che le Marche valorizza in queste giornate e noi la dovevamo recuperare, l'abbiamo fatto. Ringrazio l'azienda Edile che ha realizzato questa manutenzione importante e inizieremo da Pesaro per finire fino in Ascoli per i prossimi anni. Sì, Presidente, poi noi come pesaresi siamo veramente contenti di questo perché proprio ultimamente è stata presentata un'altra struttura storica qui nel centro di Pesaro, il Palazzo Perticari, che finalmente dopo tanti anni di restauro è tornata visibile alla popolazione a poche centinaia di metri da qui. Quindi veramente il centro storico di Pesaro è grato alla Camera di Commercio per questo intervento che lo abbellisce ancora di più in questo periodo prenatalizio nel quale c'è davvero bisogno di bellezza. Beh, vi ringrazio per le parole, per l'attenzione. Come Camera di Commercio lo abbiamo fatto, volevamo farlo e uscire sotto questo periodo proprio perché nel periodo natalizio, auspicando che ci sia un po' di movimento, sempre con l'attenzione e con la dovuta cautela che purtroppo quel periodo ci determina, però ecco, avere anche la sede camerale tirata al lustro, secondo me dà un valore in più di immagine, di calore e di vivibilità in un periodo natalizio che è molto delicato, ma lo dovremo saper vivere bene. È una prospettiva di futuro, partiamo da questo restauro che abbiamo fatto, partiamo da questo centro meraviglioso che è il centro storico di Pesaro,
architettonicamente stupendo, ma dovevamo fare anche noi la nostra parte. L'abbiamo voluto, l'abbiamo fatto, lo inauguriamo oggi prima del Natale, perché il Natale deve essere quel momento di calore, di amicizia, di fratellanza, di stare magari con tutte le, diciamo, le cautele possibili, ma di essere anche uniti in questo momento per avere un futuro migliore. Benissimo, lei ha parlato di immagine, ma io direi anche molta sostanza, Presidente, perché veramente la Camera di Commercio si distingue per questo, la praticità, la pragmaticità, la vicinanza alla nostra regione, a tutti coloro che poi vi afferiscono, proprio in termini di pratica, di sostanza. E quando si parla di cultura, molto spesso la sostanza viene confusa con qualcun altro, mentre invece la cultura è fondamentale, proprio alla base di qualunque rapporto umano e anche rapporto economico. Hai perfettamente ragione, senza la cultura, senza la storia, molte volte non partono i progetti anche più importanti anche verso l'estero. Questa era una linea che a me ha insegnato, per esempio, il presidente delle Camere di Commercio degli Urali, Besedin, che iniziamo un rapporto nel 2012 con gli Urali e Katerinburg, proprio partendo dalla cultura e dalla storia. E dalla cultura e dalla storia dovremo partire per un nuovo futuro, una nuova prospettiva anche di valorizzazione dei nostri territori, delle nostre attività produttive e della nostra, diciamo, visione turistica. E abbiamo la possibilità, perché veramente le Marche hanno un valore aggiunto, dovremo saperlo percepire tutti quanti. In questo periodo di lockdown o di blocchi, con le varie colorazioni della regione, lo abbiamo potuto fare. Abbiamo una regione meravigliosa, dove storia, cultura, enogastronomia, i borghi, il mare, la montagna, le colline, abbiamo un valore aggiunto immenso. Dobbiamo essere bravi noi stessi a saperci valorizzare e a capire che abbiamo un tesoro nelle mani che dobbiamo far fruttare per i nostri giovani e per il futuro delle nostre famiglie, economie e aziende. Siamo con il prefetto di Pesaro, Vittorio Lapolla, anche lui presente alla conferenza stampa indetta dalla Camera di Commercio, che presenterà il recupero della sua sede camerale di Pesaro e poi anche delle altre quattro sedi camerale della Regione Marche. Quando si parla di nobiltà architettonica, di cultura, è sempre qualcosa di molto positivo, prefetto. Sì, certamente, sono veramente molto contento di poter essere presente qui oggi. Ho accolto con grande piacere l'invito del Presidente della Camera di Commercio regionale, il dottor Sabatini, perché insomma si tratta di un'occasione importante, di un momento importante per questa comunità e per la stessa Camera di Commercio, insomma, un recupero prezioso di spazi e di elementi architettonici, diciamo, di questa città, di questa comunità, che credo costituiscano veramente o apportino veramente valore aggiunto al sistema culturale e architettonico, urbanistico di questa città. Sì, considerando poi che la prefettura di Pesaro è situata nel Palazzo Ducale, forse il palazzo più bello della città, in Piazza del Popolo, stiamo vivendo un Natale un po' particolare per tanti motivi, ma la bellezza del centro storico di Pesaro va sottolineata anche per questo. E quindi anche la Piazza del Popolo di Pesaro, pur non avendo i soliti addobbi degli anni scorsi, conta comunque sulla bellezza, per esempio, ripeto, del Palazzo Ducale. Io credo che lei sia molto contento di lavorare lì. Sì, molto molto contento di lavorare all'interno di Palazzo Ducale, ma di lavorare all'interno di questa provincia. Ecco, insomma, riguardo proprio a Palazzo Ducale, l'auspicio è che si possa arrivare a valorizzarlo nei termini giusti, sia attraverso il recupero di quell'ala importante del palazzo da destinare a nuova questura, sia attraverso una rifunzionalizzazione della stessa sede della prefettura, per renderla più fruibile anche ai cittadini e alla comunità pesarese, dare la possibilità di visitarla in modo più strutturale, dare la possibilità di utilizzare anche le tante sale, diciamo, che adornano la prefettura. È uno degli impegni che spero di poter portare avanti quanto prima, di poter concretizzare, d'accordo ovviamente con l'amministrazione locale e con
la soprintendenza, l'agenzia del demanio, con tutti gli enti in qualche modo coinvolti sul tema. Ha già detto quindi che da qualche tempo nella nostra città, nella nostra provincia, e le facciamo la domanda d'obbligo, chiaramente le piace Pesaro? Mi piace Pesaro, mi piace l'intera provincia, ovviamente, una provincia nella quale sono venuto con grandissimo piacere, me ne avevano parlato bene, benissimo, ma devo dire che insomma poi quello che ho trovato ha probabilmente superato anche le previsioni e quanto mi avevano riferito. Il vicepresidente della Camera di Commercio, il pesarese Salvatore Giordano, si parla di cultura, quindi non si può non parlare di cultura con lui. Ma io credo che oggi sia un momento molto importante perché si restituisce alla città un bene culturale che ha una sua grande valenza e che tra l'altro ospita delle incisioni di strumenti musicali che nella città della musica rappresentano un qualcosa di veramente importante. Le Camere di Commercio sono impegnate alla valorizzazione dei beni culturali, questo è un fatto molto importante perché dietro la valorizzazione dei beni culturali c'è una parte importante dell'economia che significa crescita, sviluppo e opportunità. Oggi presentare questi balconi restaurati significa anche ricordare in prospettiva i passi che sono stati fatti nella nostra comunità perché oggi la nostra città è città della musica UNESCO e quindi un patrimonio importante. La musica è una delle arti più nobili perché è un'arte che parla all'intimità, allo spirito e quindi ha un carattere di universalità assoluto. Come sanno gli ospiti turisti che frequentano la nostra città, ogni tanto capita che in via Rossini qualcuno si affaccia alla finestra, a un balcone e comincia a cantare. Cosa dice vicepresidente? Succederà anche qui per il corso? Ma io credo che ci sia la possibilità, basta organizzarlo. Le Camere di Commercio di norma non hanno fatto spettacoli di questa natura, però se ed in quanto chi organizza questi spettacoli, i comuni e altri soggetti dovessero chiedere l'utilizzo dei balconi per fare delle iniziative culturali, noi saremmo orgogliosi di poterli ospitare. Vicepresidente, ci può anticipare qualcosa su quello che avverrà nelle altre 4 sedi? Sappiamo che questo è il primo degli appuntamenti delle 5 sedi camerali della Regione Marche, ce ne saranno altre 4 nelle altre 4 città. So che tutte le sedi delle Camere di Commercio, da Ascola, quella di Fermo, ma anche quella di Macerata e di Ancona, sono delle sedi molto prestigiose, diverse tra di loro, sono di norma molto ben mantenute e quindi confido che iniziative di questa natura possano essere replicate in tutte le altre sedi territoriali perché ricordo oggi abbiamo una Camera di Commercio unica ma che ha profonde radici nei territori e le strutture precedenti da noi non vengono abbandonate ma vengono valorizzate. Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presente anche lui alla presentazione della Camera di Commercio, un recupero culturale straordinario che abbellisce ancora di più il corso 11 settembre di Pesaro. Sì, è un palazzo importante per l'economia perché rappresenta da decenni il mondo imprenditoriale, economico della nostra provincia e dall'altro molto importante perché si inserisce in un processo di riqualificazione del centro storico che continuerà con ancora più forza nei prossimi anni grazie anche alle grandi opportunità europee che ci saranno. Quindi ringrazio davvero la Camera di Commercio, un contributo di bellezza che danno all'intera città ed è credo anche un riconoscimento per l'identità storica di questo palazzo. Benissimo, quindi il recupero culturale è importante, si coniugano economia, cultura, architettura, storia, proprio diciamo tutti gli elementi che rendono la nostra città decisamente, virgolette, unica. Sì, e fra l'altro in un angolo tra il corso che ha già visto diversi interventi di riqualificazione e invece l'asse che va verso il mare che ha visto già degli interventi su Viale Marconi, adesso stiamo lavorando su tutta la grande operazione della riqualificazione del Palasport e poi toccherà la parte dell'ex carcere minorile di Piazzale Primo Maggio, quindi è anche un palazzo che si inserisce in un percorso che vogliamo gradualmente riqualificare ed anche per questo ha un valore strategico.
Daniele Vimini, anche lui presente a questa conferenza stampa indetta dalla Camera di Commercio e assessore alla bellezza del Comune di Pesaro, con deleghe cultura e turismo, non poteva non essere presente in una situazione come questa, dove effettivamente viene sottolineata la valorizzazione di un edificio storico nel centro di Pesaro. Sì, assolutamente importante, intanto perché siamo dentro un palazzo che anche diciamo un esempio mirabile di architettura razionalista, molto ammirato, molto visitato nelle occasioni in cui attraverso il faio, attraverso altre aperture straordinarie viene reso visibile, oltre che per le funzioni della Camera di Commercio, ma è anche un bellissimo segno, chiaramente moderno, all'interno del tessuto di corso 11 settembre e in generale di questa parte del centro storico. Quindi in più, lasciatemi dire, insomma, è l'abitudine a guardare un po' in alto, guardare i balconi, eccetera, l'abbiamo scoperto anche organizzando in passato dei concerti, si era un po' persa, no? Siamo sempre a guardare i telefonini, siamo sempre a guardare per terra, in realtà spesso non vediamo la bellezza delle nostre vie, le bellezze architettoniche, tra cui la facciata e il palazzo, ma anche in particolar modo i balconi che sono stati riscoperti oggi, restaurati e che appunto testimoniano la loro bellezza, anche la loro cifra storica e architettonica del periodo che stanno a testimoniare. Quindi è sicuramente un bellissimo intervento, per cui ringraziamo la Camera di Commercio in una strategia regionale di qualificazione e riqualificazione delle proprie sedi, ed è anche un bel segnale sul corso, ora che è stata anche riscoperta la facciata di Palazzo Perticari e speriamo presto che possano procedere anche l'inaugurazione, e quindi una via a cui teniamo molto in termini di passeggio ma anche in termini di commercio, poi siamo a sede della Camera di Commercio qui, e che sarà anche al centro dell'attenzione degli investimenti dei prossimi mesi e dei prossimi anni che vorremmo mettere sia nel Recovery Fund che nel progetto di rigenerazione urbana che spingeremo sul centro. Quindi insomma un'area in cui teniamo particolarmente, quindi è doppiamente importante essere qui oggi. Sì, anche perché il sindaco Matteo Ricci nel suo intervento ha sottolineato il fatto che oggi c'è molto virtuale, anche le manifestazioni natalizie saranno molto virtuali, a parte qualcosa di pratico, invece questa effettivamente è veramente concreta, qui si può ammirare, si può vedere ed è una cosa sotto gli occhi di tutti. Sì, c'è voglia di tornare al reale, c'è voglia di tornare a visitare le città. Ieri abbiamo presentato un'idea molto bella di gite scolastiche dei ragazzi, dei bambini pesaresi, anche di più notti nella propria città per scoprire le bellezze. Alcune cose saranno nei musei, ma alcune cose sarà anche vedere insomma in plein air, all'aria aperta, quante bellezze offre la nostra città. E infatti non è un caso che in queste settimane le guide turistiche, i vari gruppi che fanno anche worldscape e visite della città non si siano fermati, ma approfittino di questa situazione, appunto, come dicevo prima, per guardare quello che magari normalmente presi da altre cose o dallo stesso digitale non ce ne accorgiamo, ecco. Sì, davvero, permetteteci i complimenti per l'iniziativa delle scuole, ne abbiamo letto, perché effettivamente l'idea della gita scolastica nella propria città utilizzando gli alberghi è veramente eccezionale. Sì, quella è un'idea essenzialmente nata, diciamo, dalla creatività degli insegnanti, in questo caso della Pirandello, la professoressa Mattioli, la preside, eccetera, ma è chiaro che potrebbe essere una bella idea da sviluppare nei prossimi mesi, ma io credo anche dopo, perché poi tutta questa fase passerà, speriamo prima possibile, ma ci cambierà in parte anche in meglio, e quindi anche in alcune abitudini, probabilmente anche questo strumento per scoprire maggiormente la propria città farà dei cittadini e dei cittadini di domani, insomma, anche i migliori ambasciatori turistici e anche identitari di conoscenza, e ne abbiamo tanto bisogno. Moreno Bordoni è appena intervenuto anche lui nel corso della conferenza stampa, perché in effetti il ruolo di Tecne è importante nel nostro tessuto provinciale, è una vera e propria concretizzazione di quello che fa la Camera di Commercio. Sì, diciamo che è un po' il braccio operativo della Camera di Commercio in tutto il mondo, in rappresentanza ovviamente delle aziende e delle marche per quello che riguarda i settori del mobile e della meccanica. Parliamo di oltre il 70% dell'economia della nostra regione. È ovviamente un ruolo operativo che ci porta a fare progetti per aiutare le aziende ad aumentare la loro importanza internazionale, perché la Regione Marche comunque ha saputo negli anni avere importanti risultanze sull'export, e questo non è un fattore casuale.
E qui c'è una perfetta coniugazione fra economia, fra tecnica e fra cultura, perché siamo veramente in un contesto straordinario. Questi balconi che abbelliranno ancora di più il corso di Pesaro sono veramente un motivo di vanto. Sì, perché la cultura si sposa benissimo con l'arte, ma soprattutto con l'economia. Di arte l'economia vive. E poter fare una giornata come quella di oggi, in cui ovviamente abbiamo ristrutturato dei balconi di importanza storica notevole all'interno di un palazzo che ha già grandissime opere d'arte di valenza davvero anche nazionale ed internazionale per l'economia delle nostre imprese, è qualcosa di davvero importante. È un connubio che deve andare avanti sempre di più all'interno anche delle strategie che ha in questo caso la città di Pesaro, di abbellimento di tutti i monumenti che ci sono soprattutto nel centro storico, per rendere la nostra città sempre più accogliente e sempre, io dico, anche più importante dal punto di vista economico. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro a tutte queste attività ci sono gli studi, gli ingegni e le grandi fatiche di tantissimi imprenditori che in questo momento penso siano contenti. È stato svelato, come vedete, questo balcone sotto di noi. Considerate che il palazzo nel quale ci troviamo è stato progettato nel 1933 e completato nel 1936. Questo intervento di recupero, vedete, ha ridato splendore a questa meraviglia architettonica che sarà visibile a tutti i cittadini, ma non solo, tutti coloro che passeranno per il corso. Siamo in mano con questo ventaglio prodotto dalla Camera di Commercio. Leggiamo nomi che ci fanno proprio venire la pelle d'oca: Gioacchino Rossini, Giacomo Leopardi, Cecco D'Ascoli, Maria Montessori, Osvaldo Larini e naturalmente Raffaello Sanzio. Grazie alla Camera di Commercio per questo intervento di recupero, grazie al presidente Gino Sabatini per averci invitato anche oggi come Rossini TV a essere presenti a questo avvenimento. C'erano le maggiori rappresentanze politiche e istituzionali della città di Pesaro, a partire dal sindaco e soprattutto dal prefetto Vittorio Lapolla. Rossini TV era presente, grazie a tutti.